Quando 25 anni fa fu fondato il centro interparrocchiale Mamre di Andria, spiegano oggi i responsabili, l'assistenza al disagio economico e sociale era rivolta soprattutto alle persone provenienti da altri paesi. I migranti venivano così assistiti dall'allora neonata organizzazione di volontariato, sita oggi in via Campobasso ad Andria. Una realtà ben conosciuta da Don Giuseppe Capuzzolo, da Don Mimmo Francavilla e da Don Vincenzo Giannelli. Oggi la direzione del centro Mamre è affidata a Domenico Sinisi, che nel corso di un incontro svoltosi presso l'auditorium della parrocchia del Santissimo Sacramento di Andria ha sottolineato la grande presenza di famiglie andriesi, che abitualmente si rivolgono al centro per ricevere assistenza di svariate tipologie. Penso che la parola solidarietà sia la parola più azzeccata. Alla fine è stato questo il primissimo step, il primissimo bisogno, la primissima necessità che ormai più di 20 anni fa ha dato il là al servizio che viene, ai servizi che vengono erogati in questa struttura. Solidarietà nei confronti di chi per tante motivazioni sociali, economiche, talvolta anche culturali, non riesce ad adempiere in autonomia le proprie necessità, i propri bisogni, e quindi con una fittissima rete di operatori, di volontari, sia generici sia figure specifiche, si riesce ormai da tanti anni a offrire un punto di riferimento specifico per queste persone. Ha avuto anche poi nel corso della sua evoluzione, nella sua erogazione, step di cambiamento molto rilevanti, e col tempo è diventata veramente il punto di riferimento essenziale per le diocesi di riferimento, che con continuità spendono le loro risorse, la loro passione, la loro solidarietà nei confronti di chi ovviamente chiede aiuto. Il centro ormai da tanti anni è qui sul nostro territorio, ha avuto un'importanza determinante anche in situazioni di estrema crisi che abbiamo vissuto. La nostra realtà storica poi ci ha anche mostrato quanto questa crisi possa diventare incalzante, quanti danni possa poi comportare. Quindi la necessità di avere sul territorio risorse come queste, che si mettono a disposizione per arginare in maniera sia pur parziale queste realtà, credo sia importante. Il senso ora di questa commemorazione è proprio questo, in maniera molto diretta, sia fare un punto specifico della situazione di riflessione su quello che è stato fatto, ma anche darci le basi poi per poter iniziare delle riflessioni importanti per il futuro, capire quali possono essere le realtà con cui confrontarsi, porre in essere nuove situazioni che possono ulteriormente arginare la povertà, che per quanto possa sembrare arginata, in realtà non è assolutamente così. I nostri numeri parlano in maniera molto chiara, è una realtà molto forte, molto presente sul nostro territorio, e quindi questa visione di insieme che noi oggi poniamo in essere ci serve anche per capire come potersi muovere in futuro, come poter essere appunto solidali, vicini e pronti a accogliere e recepire quelle che possono essere le difficoltà. Lunedì io e altre volontarie prepariamo dei sacchetti. Questi sacchetti poi vengono distribuiti il martedì, dove diciamo vengono persone che hanno bisogno. Durante il convegno è intervenuto con un videomessaggio anche il vescovo della diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi. Cari amici, con grande gioia vi faccio giungere il mio saluto. Mi era giunto qualche giorno fa l'invito a presenziare a questo vostro convegno, ma consultando la mia agenda ho dovuto constatare che in questo stesso giorno ero legato a un altro impegno fuori diocesi, sono per un convegno nazionale a Roma. E allora non ho voluto rendermi assente a questo vostro momento associativo e di ricordo. Anzi, voglio essere presente almeno con questa parola di augurio e anche di sostegno, di incoraggiamento ad andare avanti sempre,
perché questi ideali che voi coltivate sono non solo ancora attuali, ma direi oggi sono ancora più urgenti, perché come sapete, come vedete, si respira un'aria nella quale l'individualismo la fa da padrona. Ciò che conta sono io, le mie necessità, le mie idee, i fatti miei, la mia salute, i soldi miei, i miei affari, dell'altro che mi sta accanto poco mi importa. Se poi ancora di più l'altro che mi sta accanto vive in una situazione di bisogno, di necessità, di fragilità, ecco, ancora di più io mi devo sentire impegnato a far qualcosa, a non restare indifferente, a darmi da fare. Sarà un aiuto concreto, sarà una parola di incoraggiamento, sarà un darmi da fare per sostenere situazioni di fatica nel vivere. Ecco, io voglio farvi giungere il mio augurio per quello che fate, perché possiate continuare a farlo con sempre maggiore entusiasmo, e vi invito proprio a prevedere nei vostri programmi operativi dei momenti di formazione per le giovani generazioni, per le scolaresche, per i giovani, per i ragazzi, perché siano aiutati a vedere con gli occhi loro quanto bisogno c'è di aiuto a persone in difficoltà. E soprattutto li aiutiate, attraverso quest'opera formativa ed educativa, a non pensare che tutti gli aiuti li devono fare gli altri, ma ognuno, anche nel suo piccolo, è chiamato dalla vita, dalla storia e dalla fede, per noi che siamo cristiani, è chiamato a fare quel poco che può, ma lo deve fare. Perché se tutti quanti facciamo un po', tanti pochi insieme fanno un molto. È la mentalità individualistica che dobbiamo sconfiggere. Circa 240 persone vengono assistite ogni 365 giorni, nella maggior parte dei casi i nostri concittadini che chiedono un aiuto, a volte una busta della spesa, altre volte una questione ancora più difficile da risolvere rispetto a quella economica. Sostenni che il MAMRE provvede a classificare con cura attraverso il suo personale composto da volontari del territorio. È un centro di ascolto, è ben diverso da una Caritas parrocchiale o da una Caritas diocesana, che è il livello immediatamente più alto. La Caritas ha il compito di essere antenna sul territorio e di rilevare quelli che sono i bisogni e animare una comunità cristiana perché se ne faccia carico. Il centro di ascolto invece permette a persone in situazione di bisogno di essere non solo ascoltate, non solo essere aiutate, soprattutto quanto a essere riconosciute come persone con una loro dignità. È un dono di Dio, perché noi riceviamo questa grande eredità con l'intuizione di alcuni sacerdoti e laici di 25 anni fa. Alcuni ci sono ancora, altri non ci sono più, ci accompagnano in maniera diversa. E oggi la fantasia della carità gli chiede di allargare lo sguardo a nuovi bisogni. Importante per le sette parrocchie, ecco, custodire quest'opera, che è il passaggio tramandato, ma con occhi nuovi, al desiderio di avere sempre forze nuove e di coinvolgere sempre più mani che si possano intrecciare, mani di adulti, mani di giovani, mani di bambino. Quando tu dai una mano a una persona, sicuramente la prima cosa che devi fare è guardare la mano e poi il suo volto, la sua identità. Ecco, l'augurio è proprio questo, di poter intrecciare più mani possibili senza guardare innanzitutto che cosa sta in queste mani, ma il modo di poterle tendere, poterle afferrare e poter camminare insieme.